Buonasera carissimi amici di Teleprima, eccoci qui come ogni martedì sera, siamo tornati, Area Gol, parleremo della settimana del Napoli, sia di quella alle spalle, Napoli-Genoa 1-1, gli azzurri non sono riusciti ad andare oltre il pari nonostante in superiorità numerica, ma soprattutto questa è la settimana di Arsenal-Napoli. Prima di presentarvi i miei ospiti però, sigla! Tornati in studio dopo la sigla, ormai lo ripeto ogni puntata, ne andiamo molto orgogliosi, quindi l'abbiamo cambiata dopo 2 anni e mezzo ed è veramente, ci dà la carica giusta. Ora però vi presento i miei ospiti, inizio subito dalla mia destra e poi li presento, ma ormai li conoscete meglio di me, Mario Venditto e Luigi. Ciao Alessia, buonasera a tutti. Club Napoli. Buonasera Alessia, grazie per l'invito. Approfittiamo, visto che non lo facciamo mai, salutiamo anche il presidente Agostino Romano. Agostino, saluti. Ne approfittiamo. Alla mia sinistra un collega che stimo tantissimo, Alberto Francesco Sanci, napolisoccer.net e Roma. Buonasera e ben ritrovato. Buonasera, salve. Ciao Alessia, grazie dell'invito. Grazie a te per averlo accettato. Per la prima volta invece negli studi di Teleprima possiamo dire un vero e proprio jolly, perché personal trainer, preparatore atletico del Real Parete, ma veramente tanto, tanto altro, e ne parleremo tra pochissimo con Paolo Carpiniello. Buonasera. Salve, buonasera a tutti. E poi, allora, veramente le presentazioni qui sono superflue, perché è un amico, un artista, un musicista, un cantatore veramente fantastico, ritorna con veramente tantissimo piacere qui negli studi di Teleprima, Gianni Scardamaglio, buonasera. Grazie, grazie, grazie a te per l'invito, anche perché per forza dovevo essere, diciamo, l'altra parte, anche perché quando hai detto personal trainer, adesso non penso che avevo, diciamo, le caratteristiche per quella presentazione, però grazie per l'invito, grazie. Grazie a te, ormai poi è diventato un incubo il personal trainer. Visto no, dai, è una cosa molto positiva, poi caso me ne parliamo dopo. Come no, infatti, iniziamo parlando del Napoli. Alberto, ne parlavamo in apertura, Napoli-Genoa, ci si aspettava un risultato sicuramente diverso. Onore però al Genoa, che ha disputato una grandissima partita. Che gara è stata? Allora, è stata una gara giocata secondo me a sottoritmo dal Napoli. Fondamentalmente la squadra non ha saputo accelerare, soprattutto nel secondo tempo, per superare il Genoa di Prandelli, che si è schierato a difesa del pareggio trovato nei minuti di recupero del primo tempo. E probabilmente un Napoli con la testa già alla trasferta di Europa League a Londra contro l'Arsenal, ma soprattutto un Napoli che è consapevole che può fare il minimo sforzo in campionato per mantenere la posizione. Il primo posto ormai è raggiungibile, il terzo e il quarto sono abbastanza distanti, e quindi direi che la squadra, io non direi nemmeno inconsciamente, ma consciamente sta prendendo un po' le distanze da queste partite di campionato, e forse si risparmia anche in vista del proseguimento del cammino in Europa League. Mario, assolutamente, testa ovviamente all'Europa League, visto che sarà molto importante per il futuro azzurro questa doppia sfida contro l'Arsenal. La partita con il Genoa al San Paolo,
un po' particolare, poiché arriva questo rosso a Sturaro, quindi Genoa praticamente tutta la partita, quasi tutta la partita, è in inferiorità numerica, ma nonostante ciò, lo ripeto perché mi piace farlo, ha disputato veramente un'ottima gara con grande grinta, abbiamo visto un ottimo Pandev tra l'altro, che gode di una seconda giovinezza. Ma assolutamente, anche perché Pandev comunque ha lasciato pure un bel ricordo, no? Come tifosi infatti lo hanno applaudito. È stata una bella scena. È stato sì, una bellissima scena. Che dire, il Napoli svogliato, come diceva prima il tuo collega, è già con la testa sicuramente alla partita di Europa League con l'Arsenal, avrà risparmiato quelle energie fisiche e mentali che probabilmente ne serviranno per questa partita. E lo dicevamo da sempre, o quantomeno da poche, dalle vecchie trasmissioni, che comunque il Napoli in campionato ormai sta facendo il minimo sforzo proprio per perché ormai il campionato è già chiuso, ma già da parecchio. E questa forse è la nota un po' più negativa rispetto a questa stagione, perché comunque è vero che la Juve, al di là del fatto che sta facendo un campionato straordinario, lo sta facendo da 8 anni, non è che da quest'anno o dall'anno scorso, però il Napoli è come se avesse tirato il rim in barca, diciamo, già da parecchio tempo, e questo probabilmente forse è il lato più negativo del contesto proprio agonistico di quest'anno. E sicuramente, sperando che comunque l'Europa League sia un obiettivo principale, lo stanno dimostrando. È una partita difficile, e lo dicevo anche nella precedente puntata, che la partita secondo me importante come approccio e come risultato è quella comunque giovedì prossimo, perché un risultato positivo ti permetterebbe poi di affrontare la partita di ritorno con una mentalità forse un po' più rilassata, però con un risultato negativo sicuramente si comprometterebbe il passaggio di turno. Il Napoli sicuramente farà la sua parte, perché lasciamo stare queste due partite, le ultime in campionato, che sicuramente non faranno testo, perché si vede proprio che non mentalmente non ci sono. E infatti Ancelotti lo diceva, non è un problema fisico, è più che altro un problema mentale. E sperando appunto che questo recupero di energie proprio fisiche e mentali sicuramente faranno in modo che la partita di giovedì sarà una grande partita. E lo hanno dimostrato le partite che il Napoli poi ha affrontato in Champions con squadre come Liverpool e il Paris Saint-Germain, che ha affrontato proprio in una maniera proprio positiva, nonché che per un poco giustamente il Napoli non ha passato il turno. Luigi. Alessia, io purtroppo non sono d'accordo. Eccala. Perché noi dobbiamo affrontare un quarto di Europa League, non una finale di Champions, e bisogna avere la squadra, deve andare in campo, dare sempre tutto. Bisogna avere rispetto dei tifosi, che pagano un biglietto e hanno diritto ad assistere a uno spettacolo. Quindi che poi perdi, però si deve dare tutto. Il Napoli non sta dando tutto in questo momento, e quindi tutti diciamo la testa all'Europa League, sì, a un quarto di finale, ripeto, non a una finale di Champions. Quindi io non lo so, è il Napoli che va a contro la Roma, abbiamo detto che il Napoli andava a 1000, la Roma, secondo me il Napoli andava a 1000 o la Roma andava a 2 o a 10, non lo so. Spero che affronti l'Arsenal come ci ha affrontato l'Empoli e il Genoa contro di noi, così lo deve affrontare, con quella intensità là, allora forse passeremo il turno. Paolo, ti vedevo annuire al discorso di Luigi. Sì, sono d'accordo. A dir la verità lancio una provocazione. Io non credo che sia soltanto un fatto mentale. Io lo vedo anche un po', alcuni giocatori li vedo anche un po' scarichi fisicamente. Sarà che spesso giocano gli stessi anche per motivi di infortunio, di organico, ormai di quadratura della squadra. Però qualcuno secondo me è scarico. Forse 4-5 nomi secondo me. E questo potrà fare la differenza, quindi bisogna stare molto attenti, perché le squadre inglesi, così come anche il campionato tedesco, sono molto più allenate agonisticamente. Basta pensare statisticamente che ormai il calcio italiano sono forse dal tempo del triplete di Mourinho che non vince nulla in Coppa, così anche a livello proprio italiano, la nazionale. E questo perché a volte anche il gap tecnico,
che potrebbe sembrare a nostro favore, perché in Italia sappiamo che giochiamo molto forte sull'aspetto tecnico-tattico, invece spesso e volentieri la parte atletica viene rilasciata, cioè viene tralasciata spesso e volentieri, e ripeto, corriamo di meno. Basta pensare che alcune squadre, anche un Eintracht Francoforte, che non è chissà quanto più forte dell'Inter, questo lo dico come esempio, certo, magari ti fa un partitone e ti distrugge, questo vale per tutte le squadre, quindi bisogna stare molto molto attenti. Sono d'accordo con l'avvocato per il fatto che giovedì se la gioca la partita, secondo me il risultato lo deve fare in trasferta, perché poi in casa il Napoli ha una spinta in più, il fattore campo sappiamo, i tifosi, lo stadio è un uomo aggiunto, però secondo me se la va a giocare lì. Anche un gol fuori casa deve secondo me esserci per forza, quindi questo è, sono d'accordo su questo. Ecco Paolo, quanto è importante proprio arrivare in questo punto della stagione che si avvia ormai verso la fine ben preparati atleticamente, perché molti pensano che lo sprint iniziale sia comunque fondamentale, basti pensare alla Juve ormai che ha un distacco enorme dalle altre, invece per molti obiettivi come può essere la salvezza, come può essere la lotta per l'Europa o il campionato stesso del Napoli, è importantissimo arrivare in forma, correre anche adesso, anche in questi mesi. Assolutamente, cioè il calcio rispetto a 20-30 anni fa è cambiato, no? Nel senso che prima la figura dell'allenatore era un po' il tuttofare, un po' il jolly, quindi l'allenatore decideva i giocatori in campo, si magari tra virgolette confrontava poco con le altre figure professionali che poteva essere il medico sociale, il fisioterapista eccetera. Invece oggi la cosa bella è che c'è una diciamo così settorialità in tutto, quindi quando si fa la formazione al di là poi dei pupilli della allenatore, le proprie diciamo fisime personali eccetera, adesso bisogna capire, guarda ma Gulam sta recuperando, si va a parlare col fisiatra, il fisiatra poi va dal preparatore atletico, dal massaggiatore, ma lo possiamo rischiare, ma quanti minuti c'ha nelle gambe, quindi sembra forse, starò anche un po' di parte, scusate la deformazione professionale, ma oggi queste figure non dico al 100% ma hanno un'ottima e una grande influenza sull'allenatore, se non c'è questo nel la squadra, purtroppo secondo me ci sono molti limiti, l'organico ecco su questo eccezionale può essere la Juve perché lo ha dimostrato, o panchinari o non panchinari, o è la partita di Coppa Italia o di Champions League, stanno sempre a 1000 all'ora, non si spiega, stanno sempre a 1000 all'ora. Comunque hanno avuto pure parecchi infortuni pure loro. Sì, però hanno un organico che ti permette comunque, l'allenatore diciamo è forte di se stesso perché sa che bene o male sono tutti quanti a un certo livello. Poi diciamo è normale, c'è il giocatore tecnico Ronaldo, non può essere Bernardeschi e viceversa, però bene o male sa che Bernardeschi gli fa 90 minuti così come glieli fa Ken che entra al 20° minuto. Però scusami, il discorso che facevo prima, ecco qua, loro entrano, per esempio Ken, no? Un ragazzo giovanissimo, ma tu se lo vedi sotto porta mi sembra un ragazzo che non dica ha già tanta esperienza, ma va con quella cattiveria proprio che a noi calciatori, parlo quelli del Napoli, non hanno. Se lo mangia il campo. Capisci qual è il discorso? È qui la differenza, è forse la forza proprio di quella squadra e di quella società in particolare, è proprio questa. Ma al di là che possono essere superiori tecnicamente, perché giustamente un giocatore che lo paghi 10 e uno che lo paghi 2 o 3, ci sta qualche differenza, no? Altrimenti non varrebbero tutti quei soldi. Però è proprio il discorso proprio di cazzimma proprio, no ma proprio agonistica, che noi è il classico esempio, lo dicevamo prima, no, di Caion con sull'1-0 ti fa quel tiro che non si capisce che cos'è, un passaggio, un piazzamento, non lo so, che là dovrebbe proprio, non dico tirare il pallone di punta, ma quando devi buttare pure il portiere in porta, e quello è il discorso. Capito? Però su questo dobbiamo dire una cosa, se torniamo indietro col tempo, a mio avviso il Napoli è stato creato più per una squadra di fraseggio, non di razza, diciamo così, di cattiveria, anche perché ti ricordo che dal punto di vista, e torniamo alla mia deformazione, altezza peso, il Napoli è una delle squadre più scarse atleticamente. Te lo posso mettere per iscritto. Ma si vede, cioè, fisicamente non è che sono... Infatti molti gol, anche l'estate scorsa, diciamo le stagioni precedenti, anche sul calcio d'angolo, calci piazzati alla fine della partita, il Napoli le ha perse non per demerito tecnico-tattico, ma per demeriti fisici o proprio di stazza fisica, e questo purtroppo fa la differenza. L'anno scorso è stato colmato un po' col gioco di Sarri, no?
però quest'anno giustamente è molto palleggiato, quindi esatto. Si cerca 1-2, diciamo il classico tic e tac in area di rigore, sì, però anche stanchi sotto porta. È questo sì, ma assolutamente è vero che fai stancare anche gli altri, perché quando c'è un ottimo giro palla fai stancare anche gli però, altri, fai girare rispetto avuto. All'anno però scorso doppio taglio. Sì, però rispetto all'anno scorso che il tic tac, no, per dire, è un po' di meno rispetto all'anno scorso quest'anno. Però quando arrivi sotto porta e poi vieni meno perché giustamente vuoi trovare la giocata della domenica, no? Il gol della domenica, e così non va bene, perché poi lo dice Ancelotti, io posso fare, ti posso mettere in condizione di segnare, se tu poi non segni non è certo. Più responsabile. Questo però lo dicevi tu, il giornalista. No, lo diceva pure Ancelotti. No, sono d'accordo su questa cosa, secondo me qua a questo punto è fatto un aspetto anche tra virgolette mentale. Il cosiddetto mental coach, che poi è difficile gestire il giocatore, perché magari un giocatore di caratura aspetta, magari come diceva anche il giornalista, l'Arsenal, perché si sente già pagato, oppure sa che ormai in campionato è tutto finito, ed è bruttissima, è proprio triste questa cosa ormai già. Ma questo sa che significa? Significa che il Napoli non è una grande squadra, è una buona squadra, perché la Juve non lo fa questo, anche con le amichevole, da tutto, quindi significa che siamo una buona squadra, non una grande dobbiamo squadra. Dobbiamo ancora crescere. Poi per quanto riguarda i gol che prendiamo sui calcio d'angolo, non è che ne abbiamo presi tanto. No, vabbè, io parlavo in generale. E poi, ma nemmeno l'anno scorso, l'ultimo anno di Sarri. Poi lo sappiamo, il punto debole del Napoli sono quelli là. I due esterni bassi, di fatto ci attaccano maggiormente, sempre sul lato di Mario Rui, perché anche se lui è tecnico, però fisicamente piccolino, quindi gli allenatori avversari danno proprio l'ordine di attaccare da quel lato, e lui non è che a livello difensivo è forte, quindi queste. Gianni? No, più che altro ricollegandomi al discorso dell'avvocato, effettivamente poi a questo punto direi che probabilmente manca anche quel giocatore che poi finalizza l'azione, perché se pensiamo al fatto che, come dicevo io, Caleon arriva stanco sotto la porta, ci siamo fatti un sacco di passaggi, arriviamo lì e non riusciamo a segnare, quindi a questo punto mi farei anche qualche domanda sulla questione acquisti per quanto riguarda poi la cazzimma che dicevi tu, che non ce l'ha il giocatore che poi si trova sotto porta, che avevamo prima con Cavani, vabbè, sono innamorato del periodo Cavani, però l'abbiamo avuto anche con Higuain, ma anche tornando ancora di più indietro nel tempo, quando prima parlavamo di Pandev, quindi alla fine comunque erano quei giocatori che sotto porta o segnavano o segnavano. Ma noi vedi che non abbiamo una rosa adeguata, perché abbiamo visto la penultima partita, Lupert è andato a fare il centravanti quando bastava tenere Inglese, che ti poteva sempre servire, certo. In pratica, perciò ti ripeto, Alberto, manca un giocatore, ma anche diciamo un Icardi, va proprio volendo sognare in grande. Allora, secondo me sì, manca un giocatore con delle caratteristiche offensive diverse dagli attaccanti del Napoli che sono in rosa in questo momento, e secondo me si può fare un ragionamento un po' più ampio sulla rosa del Napoli quest'anno, soprattutto a partire dal mercato di gennaio. Io sono d'accordo con il nostro amico preparatore, perché il Napoli ha dei giocatori che sono in difficoltà, ma c'è da dire che il Napoli aveva una rosa di 25 giocatori tutti più o meno arruolabili inizio gennaio, che si è clamorosamente impoverita per cessioni e infortuni da gennaio ad adesso. Si è fatto male al Biol nel momento in cui Kirikes stava per rientrare dalla rottura del crociato, abbiamo dato via due centrocampisti centrali, Rogge e Amsic, annullando praticamente di fatto le rotazioni a centrocampo. Goulam veniva da un anno fermo e ha costretto tre terzini ad alternarsi su quattro posizioni, e in attacco non abbiamo una vera riserva di Milik. Questo si è trasformato in povertà di rotazioni che a inizio anno hanno garantito un rendimento di un certo livello tra Champions e campionato, e nella seconda parte dell'anno questo rendimento è inesorabilmente calato. Quindi secondo me c'è una fortissima responsabilità della società e della gestione della rosa nella seconda parte del campionato sul calo di rendimento del Napoli, e sicuramente un altro attaccante avrebbe potuto far comodo in questo momento.
Voglio soltanto chiudere questo pensiero dicendo che appunto il Napoli contro il Genoa, giusto per chiudere il discorso sulla partita di domenica, aveva in panchina oltre ai due portieri soltanto 6 giocatori di movimento sulla possibilità di portarne fino a 9. Quindi insomma c'è un evidente calo delle presenze degli uomini in campo, in panchina, a disposizione di Ancelotti. Ecco Alberto, parliamo anche un po' delle note positive della partita con il Genoa. Un gran gol di Dries Mertens è comunque un elemento molto importante in vista della gara contro l'Arsenal, ed è stato riutilizzato, quindi è tornato disponibile, è tornato in campo anche Lorenzo Insigne dopo una settimana non facilissima, soprattutto per ciò che è successo fuori dal campo, visto che è stato oggetto poi di numerose polemiche, per così si può dire, per un'intervista rilasciata, secondo me, leggermente anche strumentalizzata. Sì, allora parliamo delle note positive di Napoli-Genoa, cominciamo io direi dalla porta, perché abbiamo visto che Karnezis, facendo il terzo portiere, si è dimostrato pronto alla prima partita giocata dopo mesi in panchina o in tribuna, quindi abbiamo 3 portieri di primo livello, tutti quanti schierabili in qualsiasi momento della stagione, questo è molto importante. Ancelotti ha detto che l'unica nota positiva, una delle poche note positive, è stato il rientro di Insigne. Io l'ho visto abbastanza bene, anche se ho visto che comunque Lorenzo continua a cercare la giocata singola piuttosto che il dialogo con i suoi compagni, il passaggio vincente piuttosto che la conclusione. Ancelotti ha detto che doveva provare quei tiri perché fondamentalmente erano movimenti che servivano proprio per testare il muscolo che gli aveva dato problemi nelle settimane precedenti, e probabilmente lo vedremo in campo dal primo minuto a Londra, sicuramente un aspetto positivo. L'altro aspetto positivo, come dicevi tu, è il fatto che Mertens abbia raggiunto Cavani nella classifica dei marcatori all time del Napoli. Secondo me è un giocatore, Mertens, che ha ancora da dare qualcosa a questa squadra anche nelle prossime stagioni. Credo che il Napoli faccia bene a ragionare sul suo rinnovo. Tu credi che verrà riconfermato? Allora, bisogna riallacciarsi all'altra parte del discorso di Alessia, probabilmente dipende da Insigne, dipende dalla permanenza o dalla possibile partenza di Insigne. Secondo me Mertens vorrebbe restare. Diciamo. Lui sì, però a me l'unica cosa che mi fa, che guadagna 4 milioni e 3 a stagione, lui chiede un contratto di 3 anni, anche a 4 milioni, sono 24 milioni. E De Laurentiis, conoscendo il nostro presidente, lo farà un investimento di 24 milioni per un 32enne? Non lo so, a te che sei giornalista sai più addentrato. Bisogna fare un ragionamento globale sul monte ingaggi del Napoli. Lo stipendio di Mertens e quello di Insigne sono simili tra di loro. Insigne non prende qualcosa in più, Insigne? Ma pochissimo, ed è tutto molto legato ai bonus. Quello, infatti. E probabilmente dipende anche dal tipo di richieste che farà Ancelotti per la prossima stagione, cioè che tipo di calciatori si andranno a ingaggiare e che tipo di ingaggio prendono. Io credo che per il tipo di calciatore che il Napoli proverà a prendere, uno dei due probabilmente andrà via, e bisogna capire per il progetto tecnico e per il progetto economico della società azzurra chi probabilmente partirà tra i due. Io non credo che restino entrambi. No, io non, questo è non lo punto. So. Domenica, per esempio, giovedì giocheremo con l'Arsenal. Scusa Alessia, se... No, prego, prego. Tu ti credi che giocherà in attacco? Io, il mio pensiero è che Ancelotti faccia giocare Mertens e Insigne, farà fuori Milik. Credo, però è un mio pensiero. Non lo so. Se, è una possibilità, oppure... sicuramente. È una possibilità. Per me Mertens, Milik. Chi ha detto che l'Arsenal giocherà a 3, no? Sì, sì, esatto. Quindi li mettere in difficoltà forse con la velocità e con la poco lucidità proprio tecnica dei difensori dell'Arsenal. Probabile. Ma una delle alternative. Sperando solo che giustamente poi entrano in campo con la testa giusta. Con la testa giusta. Ne parleremo tra pochissimo. Paolo, Insigne capitano? Insigne capitano, è bella scommessa, anche bella domanda. Non lo so, forse io personalmente non l'avrei fatto, sono sincero. Sono d'accordo a metà.
anche perché è un momento un po' particolare anche con la tifoseria e con la squadra, quindi potrebbe suonare tra virgolette come una sorta anche di provocazione. Quindi sinceramente spacca sia un po' la tifoseria che lo spogliatoio, quindi questa cosa qua da rivedere, ecco, asterisco. Asterisco, asterisco. Infatti, rimandato a settembre per così dire. Sì. Gianni, Mertens ormai lo conosciamo, sì. Vabbè, poi con me lo sai, sfondi una porta aperta, quindi non riesco a trovare alcuna critica per il nostro Dries. E poi a proposito di Mertens, ricollegandomi al discorso dell'Europa League, probabilmente il fatto che in Inghilterra diciamo di questo calcio un po' più fisico potrebbe essere una scelta positiva il fatto di mettere due chiamiamoli velocisti tra le linee, però poi dobbiamo stare attenti comunque al gioco fisico comunque che c'è della squadra. La difesa ben piazzata, sì. Poi è vero, valutazioni assolutamente da fare. Noi ci fermiamo per pochissimi minuti, un pizzico di pubblicità e ritorniamo qui ad Area Gol. Qui ritornati ad Area Gol dopo un pizzico di pubblicità. Parlavamo del mercato, parlavamo di Napoli-Genoa, ma ovviamente ci dobbiamo tuffare direttamente in Europa League, poiché giovedì sarà la serata di Arsenal-Napoli. Mario, hai tu il microfono, quindi ne approfitto, anche perché poi te lo shipperà Luigi a breve. Allora Mario, crocevia importantissimo per il Napoli. Diciamo che dobbiamo dare un senso, no, alla stagione, anche perché ormai è l'unico obiettivo perseguibile, anche perché il Napoli ha tutte le carte in tavola per andare avanti. E ripeto e ripeto e ripeto ancora che la partita fondamentale è quella di giovedì a Londra. Mo il problema è che queste due partite, dicevo prima, di preparazione e, ti ripeto, di risparmio energetico, no? Voglio dire, speriamo che poi a Londra vengano messe in atto tutte quelle condizioni proprio per affrontare al meglio quella partita, perché l'Arsenal in casa o quantomeno le squadre inglesi in casa fanno sempre una grande partita. Non solo, poi hanno Emery, diciamo, come allenatore che sa il fatto suo in Europa, che l'ha vinta già per parecchie volte col Siviglia, e quindi voglio dire è una partita fondamentale, e credo che il Napoli faccia risultato, mo a prescindere o meno dall'impostazione tattica o meno, l'importante è che il Napoli segni, perché giustamente valgono doppio, sì, i gol in trasferta e in caso anche di parità poi al San Paolo, e che comunque il Napoli credo abbia, ti ripeto, con Mertens che probabilmente forse sta recuperando un po' da quella brillantezza proprio, diciamo, di movimenti, no? Che si è mostrato in queste ultime partite l'unico forse ancora mentalmente o forse in previsione forse della partita, sperando che veramente vanno in campo, perché lo diciamo ormai è ripetitivo, anche perché Ancelotti in campo europeo ha dimostrato proprio professionalità, e l'abbiamo visto col Paris Saint-Germain e col Liverpool, che ha fatto del capolavoro proprio tattico, no? Spero che lo faccia pure, sicuramente lo fa pure a Londra, e lui l'ha detto,
E infatti si è scritto sui giornali che ha fatto un resoconto con il giocatore per capire proprio il motivo di questa debacle. Si è arrabbiato tanto. Esattamente, anche perché tornando al discorso prima, che veramente è l'unica squadra attuale che in qualsiasi competizione che si va o si faccia vanno in campo proprio veramente per vincere. Mi sembra che il campionato italiano, sotto questo punto di vista, ne ha perso proprio di competitività, no? Perché si sono arresi subito tutti e tutto per la grande potenza che c'ha la Juve. E questo forse è anche un motivo in meno per crederci ancora in più proprio nelle proprie possibilità, non solo tecniche, ma anche, diciamo, nei contesti proprio societari, perché nessuno più investe proprio per stare al passo con la Juve. E questo secondo me è un danno, perché ecco qua, poi nelle partite importanti, no? Perché poi quando arrivi che magari c'hai quella mentalità che probabilmente in campionato ormai l'hai persa, e poi per recuperarla poi in Coppa, che poi, ripeto, sarà l'unico obiettivo stagionale del Napoli, perché è l'unica che è rimasta in Europa insieme alla Juve. Però anche le altre squadre, se tu vedi, in Europa mettono un po' in più, perché comunque in campionato ormai hanno perso ogni speranza proprio di... Sì, c'è il contentino ormai della Champions, che mi pare che stanno facendo la lotta proprio per non andare, no? Non so il perché, la Lazio... Non si capisce, la Roma è calata, la Lazio è calata, l'Inter è morta. Il Milan sembra che avesse recuperato, poi pure lei ha rallentato. Incredibile, infatti. Quindi voglio dire, cioè, un campionato proprio a parte stanno facendo, non lo so. Tutto questo fatto ti fanno perdere le bollette a te. Il problema è questo. Comunque diciamo, orientato verso la partita con l'Arsenal, io... Penso, voglio fare due ipotesi, cioè noi stiamo confermando il secondo posto dell'anno scorso, abbiamo 13 punti in meno, non so se per merito nostro o per demerito delle avversarie, Inter, perché all'inizio del campionato, come tutti ben ricordate, che ci davano almeno quinta, sesta forza del campionato. Quindi per Angelo e per me è sempre un anno, anche se usciamo con l'Arsenal, per me è sempre un anno positivo proiettato verso l'anno successivo. Perché questo renderà conto ad Angelotti veramente gli uomini che il Napoli ha bisogno per diventare veramente una grande squadra. E poi sta confermando un po' l'ipotesi di Sacchi e di Sarri, cioè che in pratica tutti quelli là che lui non faceva giocare, cioè giocano sempre gli stessi, è vero, volevo aver fatto un patto a scudetto, non lo dimentichiamo, e quindi Angelotti è orientato, perlomeno quelle che dicono i giornali, a mandarli via tutti. Ha iniziato con Rog, Amsic è stata una sua scelta, Diawara, come si chiama, Unas non si sa ancora, sta in bilico, però ha orientato tutti quelli che Sarri non faceva giocare, stanno sul precinto di andare via. Allora aveva ragione Sarri. Controdomanda poi, abbiamo fatto l'ipotesi che le cose vadano bene, quindi il Napoli stravince contro l'Arsenal, passiamo in semifinale, tutto ok. Esatto, vabbè, ottimismo, cioè nel senso vediamo la stagione del Napoli, il primo anno di Ancelotti, con ottimismo. Ma Alberto, ti invoco, se il Napoli invece si dovesse fermare qui e quindi sfuma il sogno Europa League, deve essere sempre positivo, perché orienta sempre verso il secondo anno di Ancelotti, è sempre positivo perché è servita ad Ancelotti per dare il secondo anno, sperando che l'amore di De Laurentiis continua. Perché non sappiamo al terzo anno come va a finire. Il primo e il secondo, Alberto. Sì, allora, io il mio punto di vista è questo. Credo che puntare su un solo obiettivo a stagione sia un errore per una squadra del livello del Napoli. Perché se succede, come è successo l'anno scorso, che sfuma lo scudetto, se succede, come può succedere quest'anno, che sfuma l'Europa League, nonostante la stagione sia di livello alto, perché parliamo di una squadra seconda in classifica, ai quarti di una competizione europea, insomma, con un numero di gol segnati e subiti compatibile con il livello che dovrebbe ricoprire il Napoli,
nella piazza si crea l'amarezza e la delusione fondamentalmente. Quindi dal mio punto di vista puntare su una sola competizione è sempre un errore per una squadra come il Napoli. All'interno di questo mio punto di vista io però sono d'accordo col signore Luigi sì. Sul fatto che per essere una prima stagione di un nuovo tecnico Ancelotti a Napoli è una buona prima stagione. Vorrei ricordare a noi e a tutti quanti gli spettatori che ci seguono che comunque il Napoli di Sarri che ha lottato seriamente per lo scudetto era il terzo anno del Napoli di Sarri. Ci sono due anni precedenti di costruzione di una squadra, di un'idea di gioco che hanno poi portato il Napoli a, a lottare fino alla famosa partita di Milano. Non è proprio così, perché poi mi ricordo se il primo o già il secondo anno che noi eravamo pure campioni d'inverno con Sarri, che poi voglio dire con Higuain successe che il Napoli era campione d'inverno e si chiese a Sarri se erano cambiati gli obiettivi stagionali e Sarri in risposta al calciomercato disse no, sono arrivati i Regini e non mi ricordo chi altro, quindi però, vuol dire che gli obiettivi stagionali comunque non sono lottammo e stimo vicino comunque alla Juve. Sì, però c'è allora per questo mi collega al discorso suo, forse diciamo della qualità dei giocatori, no? Perché non era proprio solo un problema di Sarri, perché se voi guardate anche con Benitez fu la stessa cosa e lui diede la dimostrazione al presidente, che lo ripeto ancora, con l'Atletico Bilbao, specialmente al Bilbao, quando mise tutte le riserve il Napoli fece quella figuraccia. Allora, e con Mazzarri la stessa cosa, giocavano sempre gli stessi, addirittura con Mazzarri fu criticato con la terza o quarta partita che giocò a Chievo, che sostituì sette giocatori col turnover, e lì facemmo una brutta figura. Allora, è proprio un filo conduttore che purtroppo su una rosa di 20 o 18 che siano, 10 o 11 giustamente sono i titolarissimi, no? E si è visto, infatti il Napoli per me mi ha deluso sotto questo aspetto, ecco qua. Dichiarare un solo obiettivo a stagione come il Napoli, secondo me, non è proprio così. Anche perché De Laurentiis l'anno scorso poi se ne è uscito con Sarri, che era l'unico che non ha vinto, ha dichiarato che voleva fare solo il campionato e fu criticato. Quest'anno con Ancelotti non parla perché giustamente per ovvi motivi, no? Certo. Lo ha scelto lui, ma anche con Sarri l'ha scelto lui. Perché qualsiasi genitore, stavo dicendo, qualsiasi allenatore o padre di buon padre di famiglia, no? Dice vabbè, a vita, mi piace, condivido i progetti, mo li vediamo quest'anno a giugno, lo ripeto, certo. Perché mo sono tutte rose ancora e fiori, mo quando si andrà a fare il mercato, il poi momento si vedrà della verità. Il momento della verità, proprio pure con Ancelotti, perché poi lui non è che, lui è imprenditore, quindi voglio dire alla fine, se non compaciono con le sue idee, tu per me puoi essere anche Ancelotti, ma per me vai via, non so se o lui, quantomeno Ancelotti. Ha reso bene l'idea, fa... Paolo, secondo te è un vantaggio giocare prima in trasferta e poi al San Paolo? Sì, ma questo lo penso in generale, perché comunque sai che fai risultato a casa loro, metti pressione psicologica, il gol vale il doppio, sai che poi al ritorno puoi giocartela comunque in uno stadio amichevole, di famiglia, tra virgolette, quindi sì, assolutamente sì. Maggiormente adesso come l'Arsenal, secondo me l'Arsenal non è l'Arsenal di 4-5 anni fa, 2-3 anni fa, penso che sia più vulnerabile, maggiormente in difesa, forse in attacco sono forti, però anzi addirittura se non sbaglio c'è il dubbio Koscielny e Xhaka che forse non giocheranno, sì. Quindi sono sincero, l'Arsenal non è quella squadra così forte, almeno... di 3-4 anni fa, ecco, sono, ti dico la verità, ha perso anche in campionato con l'Everton, che è una squadra ad oggi molto molto modesta, senza tra l'altro segnare. Dico la verità, il Napoli, sono d'accordo con l'avvocato, può fare risultato, o perlomeno sicuramente dovrà buttare una palla in rete per assicurarsi poi di giocarsela in casa. Non sono d'accordo sinceramente sulla coppia Insigne-Mertens, mi ricollego all'amico prima, perché non lo so, è vero che sono veloci, ma fateci caso, in campionato è un conto, giocare in Europa, chissà perché, vincono sempre le squadre che hanno il centravanti boa, sì. Hanno sempre quella fisicità, che può essere un Benzema, un Lewandowski. Quello che manca a noi. Cioè voglio dire, chissà perché, alla fine poi, quindi su questa cosa non lo so, forse mi piacerebbe più l'idea a Milik Mertens e Insigne fuori.
dico la verità. Anche a me, anche perché Milik comunque, a parte, diciamo... Ma quello era un pensiero, momento, non è che sì. Io pensavo questo. Sta godendo di buona forma. Gianni, chi la può decidere secondo te? Sarà comunque, vado, una partita molto affascinante. Si vive di calcio anche per questi momenti, sicuramente, no? Sicuramente, anche perché tante volte col Napoli abbiamo perso, però ci ha fatto vedere anche molte volte un bel gioco, quindi almeno certo. Ci siamo, direi, nel nostro gergo arricriati, almeno con, con il gioco. Del Napoli è verissimo. E niente, io una cosa che addirittura ho pensato, siccome ora giochiamo prima in trasferta e poi in casa, non sarebbe male un pareggio e poi giocare a Napoli, ecco, che ci togliamo un pareggio, sembra come poi come se restasse un'unica partita e poi quell'unica partita giocarla poi a Napoli, quindi potrebbe essere, io azzardo 1-1. Bravo, pari con gol. Pari con gol sarebbe proprio. Nel caso possiamo anche giocarci una bolletta. Non è quotato, Luigi, il pari con gol. Io. Cioè. No, 1-1, proprio so, secco. Non faccio pronostico, Alessia, adesso. Io spero solo che vinciamo proprio. Che vinciamo proprio. E non visto, hai visto io che ho giocato? Sì, quindi... È vero. Un X2. Un X2, quindi non però sì, sì, è un sistema. Ma io sono un sistemista, non uno scommettitore, uno scommettitore normale, quindi. Quindi infatti. Alberto, poi non dimentichiamoci, giusto per terminare la settimana, Chievo-Napoli, insomma. Allora, la partita col Chievo è complicatissima, secondo me, da approcciare, perché il Chievo è praticamente retrocesso con la sconfitta di ieri contro il Bologna, e il Napoli ci arriva tra le due partite contro l'Arsenal, insomma una partita complessa, anche perché il Chievo è abbastanza arrabbiato, perché ieri, insomma, due gol li ha presi sul rigore concessi a 3-4 minuti di distanza, e Di Carlo ha già annunciato battaglia contro il Napoli per onorare il campionato, come tutti contro il Napoli onorano il campionato. Quindi secondo me è veramente una partita complicata, stranamente, anche se l'ultima in classifica già retrocessa, è una partita complicata da approcciare. Volevo solo precisare che se l'Arsenal ha perso con l'Everton, il Napoli ha perso con l'Empoli. L'Empoli. Il Napoli ha perso con l'Empoli, che è più scarso dell'Everton. Esatto. E poi l'Empoli è più scarso. Però si vede l'Arsenal, ma l'Arsenal aveva la testa al Napoli. Dobbiamo dire anche questo del Napoli col Genova. Microfono! È vero. Sì, Napoli, sì. La testa. Anche se non è giusto, è più giusto quello che ha detto Di Carlo. Bisogna onorare il campionato e giocare come si deve tutte le gare, anche con Napoli, però con tutte. La testa a posto, quindi. Cioè, la testa ad ogni gara. La testa ad ogni gara. Microfono! Bravo. No, dicevo di mettere la testa a posto, appunto, per pensare ad ogni gara e avere la mentalità per poi ogni a favore gara. Di Angelotti, prima ho dimenticato, non dimentichiamo che il Napoli ha fatto un grande girone di Champions, non lo dimentichiamo. Certo. Ci ricolleghiamo alle emozioni di cui rispetto alla Champions, Gianni. Ma è partita secca, quindi voglio dire. Di Angelotti. No, assolutamente. Gianni, parliamo un po' di te. Allora, sei venuto la ma prima volta. Ma del personal trainer principalmente. Esatto. In realtà poi si ricollega un po' tutto. Certo. Allora, certo. Sei venuto la prima volta qui ad Area Gol un annetto e mezzo fa? Sì. Forse un pochino in più. Forse sì, anche qualcosina. Sì, un pochino in più. Sì. Esatto. Quando ci fu l'avvento dell'inno del Napoli, esatto, di un giorno all'improvviso con un video molto carino, quindi parlammo di quello, poi sì. Sei ritornato, hai presentato un altro pezzo e sì. Hai fatto passi da gigante, tante cose nuove, tanti progetti nuovi, il personal trainer, quindi la tante radio altre novità poi. Da poter seguire, sì. E diciamo che mi si stanno aprendo delle porte nuove, dei mondi nuovi, direi, soprattutto quello del personal trainer, direi che ora era proprio il caso, infatti come da casa potete vedere, penso che era il caso di dover assumere un
Gianni, forse hai sfondato le porte, Gianni. No, se no stavo attento, appunto. Se non stavo attento, potevo anche sfondare la televisione. Hai sfondato le porte e si è aperto un porto. E si è aperto un porto. Fantastico avvocato. Avvocato for president. Anche perché, siccome sono venuto altre volte, ho trovato difficoltà ad entrare nella televisione, quindi anche per evitare, quindi di stare anche in coppia con qualcuno nel nostro schermo. Proprio col personal trainer, ecco, poi appunto, vedi. Bene. Infatti, quando prima hai fatto tutta quella presentazione, mi sono sentito un attimo agitato. Si magari parla un di addominali, potevo sai, sconcertare un po' la... Sei informissimo, diciamolo. Sì, in forma rotonda, però anche io in forma, sì. No, niente, ritornando diciamo ai miei progetti, sì, si è aperto questo mondo nuovo della radio. E salutiamo, quindi, salutiamo. Infatti saluto, sì, tutto lo staff di Radio Antenna 1 e in particolare anche Serena. Ah, perché, un bacione a Serena. Perché è anche grazie a lei che sono entrato in questo mondo, diciamo, dello sport. Anche se l'ho sempre fatto, se non si vede, lo so, però comunque ora mi sto impegnando veramente grazie al programma del mio personal trainer Big Mike Operoso, che saluto, e niente, è collegato a lei perché Serena mi ha proposto questa cosa. Infatti ci stiamo anche sfidando a suon di chili e centimetri, direi, e sta andando bene con calma, però sta andando bene. Devo dire la verità che sto trovando molto miglioramenti soprattutto a livello psicologico, anche perché sei più importante. Motivato. Gianni, vogliamo la tartaruga, cioè. Per ora la gireremo piano piano. Gianni, e poi si può dire la notizia, beh. Boom. A proposito di tante notizie belle, proprio perché non si perde mai la grinta di cercare il sole, di cercare una via d'uscita, e quindi è uscito questo inedito, finalmente un qualcosa scritto da me, dalle mie mani, anche se poi successivamente mi sono fatto aiutare dal grande Bruno Lanza, e in collaborazione con l'amico Raffaele Capricano per quanto riguarda la musica. È uscito questo brano, Fuori c'è il sole, che inizialmente è scritto in un momento un po' tra virgolette triste, però consapevole che fuori avevo comunque tante cose dove potevo aggrapparmi, tante cose positive. Alla fine poi ho capito che da questo testo, che inizialmente parla di un amore diciamo non corrisposto, in realtà poi me la sono ritrovata in tante cose della mia vita, quindi con la musica. Fuori c'è il sole, cioè anche se sei triste, però in effetti hai la musica, hai i tuoi obiettivi da raggiungere, quindi lascia stare, diciamo, quella parte di buio, che fuori c'è tutta la luce che puoi sfruttare, dove puoi trarne comunque del positivo. Basta, e non ne raggiungi solo uno, come il Napoli. Che poi è grave, meglio più di uno, infatti, ampliare la lista degli obiettivi. Gianni, quindi ce l'andiamo subito a vedere, poi lo commentiamo ancora un po'. Okay. Fuori c'è il sole, vediamo. Io stavo lì seduto perso ad ascoltare i tuoi discorsi, le tue labbra da baciare, quegli occhi verdi come quando è verde il mare. Dimmi cosa devo fare. Tu mi dicevi perché adesso, perché correre, vedrai che poi questo mio cuore capirà. Ma nell'attesa non fermarti, dammi l'anima e potrei chiamarlo amore. Il primo bacio in auto fuori casa tua, stupidamente l'illusione che eri mia. Quando ci penso mi ritorna quel sorriso, anche se ancora non mi porti in paradiso. Fuori c'è il sole, spesso piove. In questa vita che mi sembra vuota, assente, per questo amore che dà tutto e non dà niente. Fuori c'è il sole, ma tu che aspetti ancora per calmare il mio dolore?
sole. L'amore arriva sempre quando non ci pensi, e tutto quello in cui credevi va a puttane, perché la vita gioca sempre a farti male e il mare si fa sale. Ricordo il primo bacio fuori casa tua, stupidamente l'illusione che eri mia. Quando ci penso mi ritorna quel sorriso, anche se ancora non mi porti in paradiso. Fuori c'è il sole, ma dentro è nuvoloso e spesso piove. In questa vita che mi sembra vuota, assente, per questo amore che da tu non da niente. Fuori c'è il sole, ma tu che aspetti ancora per calmare il mio dolore? Vorrei portare questo amore tra la gente, dammi quel bacio che vuol dire eternamente. Fuori c'è il sole, lo vorrei dentro. Eccoci qua, abbiamo visto Fuori c'è il sole, una bellissima canzone, un bellissimo messaggio. Gianni, grazie. Progetti futuri, perché bisogna sempre guardare poi al futuro. Certo, appunto, come gli allenatori vedono, sì, i giocatori, anche noi vediamo un po' di tra virgolette guaiare, no? Nel senso che il mio progetto era quello di farmi conoscere con una serie di inediti. Penso di aver fatto tra virgolette l'esordio con gli inediti alla grande, ma lo dico non per poca umiltà, ma con entusiasmo, perché è iniziata subito con la collaborazione con Bruno Lanza e Leonardo Barbareschi con un testo in napoletano. Poi Countdown, con cui ho voluto parlare della mia voglia di fare, di raggiungere anche lì, bellissimo video poi, infatti, sì, molto simpatico, sì. E poi diciamo con questa canzone, diciamo che chiudo un cerchio, diciamo, di quello che potevo fare fino adesso, ma si è aperto un altro mondo, che è quello di aver capito che probabilmente qualcosa posso scrivere anche io, e spero non sia l'unica, spero ce ne saranno tante altre. Quindi alla fine concludo col fatto che vorrei chiudere un mio EP, un mio album, e poi portare la mia musica in giro insieme ad un mio progetto, Gianni Scardamaio Fit Spaghetti al Sol, che è un mio progetto che porto live. Bellissimo. Già il nome dice un po' tutto, sì. Vabbè, a parte la stazza, gli spaghetti e la fame e tutto, però è il fatto di creare una fusione tra le mie radici, quindi Napoli, e la mia cultura musicale con quella del soul americano, e quindi soul, spaghetti al soul, quindi questo gioco. Fantastico. Di parole per creare questa fusione, anche in modo già dal nome.
Poi non svegliamo niente, ma ti rivedremo a breve anche su Teleprima, quindi qualcosa bolle in pentola, okay, okay. Assolutamente. Accanto a te abbiamo Paolo. Paolo, tu fai tantissime cose. Sì, io nasco principalmente come preparatore atletico multidisciplinare e personal trainer e massaggiatore sportivo. Adesso stiamo ottimizzando ancora degli studi per arrivare sempre più in alto e poi l'esperienza del calcio quest'anno in terza categoria con il Real Parete. Saluto, ne approfitto, il presidente Penzoni, il direttore Orabone e tutta la dirigenza. È andata abbastanza bene, direi, per essere il primo anno. Ci sono già dei contatti con altre squadre di altro livello di categoria che non starò qui a svelare come sorpresa. Però ecco, diciamo, si va avanti. Nell'agro aversano e casertano sono abbastanza conosciuto. Adesso cerchiamo di ampliare con i progetti, come diceva anche l'amico prima, si cerca sempre di trovare nuove porte, nuove possibilità. Ringrazio innanzitutto te per l'ospitalità. Grazie e la direzione di Teleprima perché mi ha dato questa possibilità e in maniera molto sincera e affabile, veramente una bella trasmissione. Anche i personaggi, gli ospiti, mi sono trovato molto a mio agio, devo dire la verità. Grazie mille, grazie. Avete avuto pure il complimento, visto? Se non c'era l'avvocato, l'avvocato è il perno di tutto. Avvocato, Club Napoli Cercola, come vanno le cose? Un caffè con l'avvocato. No, ricordiamo anche ogni tanto della vostra attività. Posso chiedere delle fan? Come vanno le fan? Luigi parlerà del club. Mare, anche l'operazione tartaruga per l'estate, visto che ci ricolleghiamo sempre al personal trainer. Ma sicuramente, quello poi giustamente farà concorrenza con Gianni. Vediamo un po'. Gara di tartaruga qui sta scattando. Io già c'ho dove comprarla, è Gianni, quindi se vuoi venire con me andiamo insieme. Negozio di animali, Luigi, facciamo i seri. No, sempre seri. Noi come Club Napoli stiamo in fase di allestimento, perché abbiamo cambiato sede. Abbiamo una sede più grande che comunale e in pratica sorregata anche di un bocciofilo. Quindi l'anno prossimo come ci organizziamo? Ti invitiamo e così faremo una trasmissione al club. Pasquale Giacometti lo sa, ne abbiamo fatto un paio al vecchio club e era rimasto soddisfatto. Ricordo, infatti. Saluto a Pasquale, Adriano, sempre, sono Alberto, pezzi di cuore, Caccia, tutti gli amici giornalisti che conosco. Assolutamente mi aggrego anch'io ai saluti. Alberto, invece dove ti possono leggere? Allora, gli amici? Su www.napolisoccer.net, seguiteci ovviamente informazione quotidiana e in particolare attorno alla partita del Napoli e sulle nostre pagine social, Facebook e Twitter, siamo anche lì. Noi siamo in chiusura, abbiamo parlato tanto di Napoli ma anche di noi. Ringrazio gli ospiti di questa sera, Mario Venditto e Luigi Montella. Ciao Alessia, grazie dell'invito e buonasera a tutti. Grazie Alessia, alla prossima. Alla prossima amici, anche perché anche la settimana prossima sarà bella ricca, quindi ne avremo di cui parlare. Alberto Francesco Sanci, buonasera, grazie. Ciao Alessia, buonasera a tutti e grazie a voi. Paolo Carpiniello, grazie mille, ti riaspettiamo presto. Grazie a voi sicuramente. E Gianni Scardamaglio, fuori c'è il sole, mi raccomando. Grazie per la bellissima opportunità, alla prossima. E dimmi Luigi. No, la prossima volta vieni quando veramente fuori ci sta il sole. Speriamo che condividendo su YouTube questo brano possiamo fare in modo che così esca di nuovo un po' di sole. C'è sempre, sì. No? Quindi lo portiamo sempre dentro di noi. Assolutamente. Un ringraziamento anche a voi telespettatori. Io vi ricordo le repliche alle 6:30 per i più mattinieri, 9:30 e 16:30 nella giornata di mercoledì, poi a rotazione in tutta la settimana, ma anche in diretta sulla nostra pagina Facebook, i nostri canali social, in streaming su www.teleprima.it, quindi veramente non potete dire che non siete riusciti a vederci perché siamo ovunque. Sempre Forza Napoli e a martedì prossimo con Aria Gol.